Si tratta di diciamo, provvedimenti a prestamenti diversi. Uno è quello, come diceva, delle poltroncine che bene o male portano un valore aggiunto allo stadio, perché sono elementi nuovi che vengono messi per dare un posto certo agli spettatori. Premetto che è una misura assolutamente abnorme rispetto alla necessità dello stadio di Arezzo, che ha comunque una capienza largamente maggiore a quella che oggi il suo pubblico richiede. Però su questa ritengo che sarà difficile che possa uscire dalla competenza dell'amministrazione. Cosa diversa è la questione delle luci, dove viene chiesto un'implementazione di una nuova potenza, questo per le riprese televisive, quindi legato alla società, legato a quello che si fa nello stadio. C'è anche da vedere in che modo potrà essere fatto questo aumento di potenza, perché non è detto che le torri faro possano rimanere le stesse. Perché con nuovi proiettori aumenta la spinta del vento sulle torri faro, che potrebbero non avere la riserva di resistenza per poter sopperire a questa maggiore domanda di resistenza agli sforzi orizzontali. Non so come andrà a finire, stanno facendo dei calcoli per vedere se si possono semplicemente aggiungere lampade oppure no. Nel caso che si debbano aggiungere lampade, ritengo opportuno che sia la società che se ne faccia carico, anche perché recepisce un cespite dalle antenne radio di telecomunicazioni che si trovano sulle torri faro, quindi appositamente gli era stata data la gestione di questa parte. Se si dovesse trattare di fare le torri faro nuove, dovremmo riparlarne perché cambiano completamente gli importi e quindi capisco anche la difficoltà della società. È stato un periodo veramente difficile, un periodo nel quale la città si è dovuta misurare con un tema noto, perché non era la prima volta che succedeva, e per la prima volta la città ha dato una risposta esauriente, per cui ha trovato le risorse per poter pagare il debito sportivo e riuscire a tenere in piedi la società. Devo dire che per parte sua la società a questo punto ha ben operato, perché l'Arezzo è una posizione in classifica sulla quale a inizio campionato nessuno avrebbe scommesso, quindi vuol dire che è stato fatto un percorso positivo, ragionevolmente virtuoso. Le ultime sbandate delle ultime giornate le ritengo delle sbandate passeggere. Mi auguro che con la seconda in classifica faremo una bella figura. Non ci voglio mettere bocca, non ci voglio mettere bocca, ci sono delle esigenze da una parte e dall'altra. Io la vedo sempre come il bicchiere mezzo pieno. A questo punto si semplifica l'organo di governo della società. Un consiglio di amministrazione potrebbe passare da 3 a 1 ed essere comunque un consiglio di amministrazione monocratico. Non è che le dimissioni sono dalla società, sono dal consiglio di amministrazione. Quindi vediamola positivamente. Non credo che ci siano gli spazi per arrivare a una composizione di questa diversa visione di gestione della società. Però ripeto, se comunque le cose vanno bene, può funzionare anche con l'organo monocratico.